Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Terra Santa Link, linea diretta con Gerusalemme. Perché si parla delle minoranze cristiane in Medio Oriente solo quando si registrano attentati o persecuzioni nei loro confronti? Che cosa significa vivere la fede in Dio ogni giorno dall'Egitto alla Turchia? Se lo sono chiesti due giornalisti, l'aretino Andrea Milluzzi e la collega Linda Dorigo. Il risultato sarà un libro fotografico. Vediamo. Raccontare la situazione delle minoranze cristiane nei vari paesi del Medio Oriente attraverso scatti che ne immortalino le storie e la vita quotidiana. È il progetto fotogiornalistico di Andrea Cristiana Milluzzi, Medio Oriente, reporter si può dire che freelance sono aretino, assistendo e della collega Linda Dorigo, giornalista e fotografa, uniti dalla professione e dalla passione per quei territori. La spinta che dà il via al progetto è il drammatico attentato del 31 dicembre 2010, quando un'autobomba provocò nella chiesa copta dei Santi di Alessandria d'Egitto una strage di cristiani. perché bisogna occuparsi di queste popolazioni solo quando si ha una notizia tragica come un attentato o una persecuzione o una carneficina. Ci siamo chiesti qual è, com'è la vita quotidiana di queste minoranze cristiane in questi paesi dove appunto la maggioranza è musulmana e maggioranze che tra l'altro sono molto diverse a seconda del paese in cui andiamo. Abbiamo quindi deciso di partire con questo progetto a lungo periodo, che si basa sulla quotidianità dei cristiani in Medio Oriente, cioè un'idea di condividere con loro tempo, spazio, riti, pellegrinaggi, usanze, la vita familiare quotidiana che va avanti a prescindere da un attentato, va avanti a prescindere da una persecuzione. Il lavoro, che si concluderà con la pubblicazione di un libro fotografico, è iniziato nel giugno 2011 dall'Iran, dove i due giornalisti hanno vissuto per 2 mesi a stretto contatto con le comunità assire ed armene. La seconda tappa è stata il Libano. Innamoratisi della capitale Beirut, Andrea e Linda hanno deciso di farne il proprio quartier generale. Le loro ricerche sono proseguite in Egitto, Israele, Palestina, Iraq, Giordania e Turchia, scoprendo che la vita quotidiana delle minoranze cristiane cambia profondamente da un paese all'altro. Estremizzando, possiamo andare da situazioni come l'Iraq, dove la persecuzione sui cristiani, che non è chiaramente solo contro cristiani, ma c'è in corso una vera e propria guerra civile in quel paese, è fisica, è violenta, e i cristiani in quanto minoranza sono ormai l'1,5% della popolazione, in quanto minoranza molto spesso pure ricca, perché in questi paesi le minoranze cristiane mediamente, hanno una condizione economica migliore rispetto a molte altre fasce della popolazione. In Egitto la minoranza cristiana ha subito duramente gli effetti del regime dei fratelli musulmani. In Iran sono appena 60.000 su una popolazione di 77 milioni, di cui quasi il 95% musulmani. E sono un po' ghettizzati, vivono nei loro villaggi, vivono a nord, vivono nei loro quartieri di Teheran, ma la mancanza di libertà che accomuna tutta la popolazione iraniana, viene accettata non viene accettata dalla minoranza cristiana, che infatti, anch'essa è protagonista di un esodo. Qui in Libano i cristiani una volta erano maggioranza, adesso sono il 35-38% della popolazione, ma hanno diritti e rappresentanza politica dopo la guerra civile. In Palestina vivono la doppia condizione di minoranza rispetto ai connazionali arabi musulmani, e in più vivono sulla loro pelle, come tutti, il conflitto con Israele. In Israele sono pochissimi cristiani. L'elemento che lega le varie comunità cristiane è fondamentalmente uno, la spinta a lasciare i propri paesi per cercare condizioni di vita migliori altrove. Un esodo che appunto toglie da queste terre quelle che erano le popolazioni originarie, le popolazioni cristiane, e che lascia spazio molto spesso, purtroppo anche in base agli avvenimenti che si sono succeduti dal 2011 in poi, ad un Islam che sta prendendo un carattere più fondamentalista. Israele rimuoverà alcune restrizioni imposte ai territori palestinesi per rafforzare i colloqui di pace in corso. Lo ha annunciato il ministro israeliano per gli affari strategici a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Il ministro ha precisato che verranno emessi 5.000 nuovi permessi per i palestinesi che lavorano in Israele. Sarà prolungato l'orario di apertura del valico del ponte Allenby che collega la Cisgiordania alla Giordania e saranno autorizzate nuove importazioni di materiale edile nella striscia di Gaza.
Gaza. Intanto, per la prima volta nella storia del paese, il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas si è potuto sedere su una delle poltrone dell'Assemblea Generale dell'ONU, privilegio riservato ai capi di Stato, una conseguenza del riconoscimento della Palestina come Stato osservatore all'interno dell'Assemblea ONU. Gerusalemme, messa di ringraziamento per i nuovi appartamenti di Beit Safafa destinati alle famiglie cristiane. Fra i partecipanti alla raccolta fondi anche la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Il servizio. Un progetto lungo quasi 10 anni, pieno di ostacoli e caratterizzato da lunghe trattative, a volte molto complesse. Ma alla fine è stato raggiunto l'obiettivo. La costruzione di un complesso residenziale a Beit Safafa alle porte di Gerusalemme per aiutare le famiglie cristiane palestinesi della città santa. Sabato 21 settembre è stata celebrata presso la cappella del Centro Ecumenico Tantur una messa presieduta dal vicario patriarcale a Gerusalemme, Monsignor William Shomali, per festeggiare l'ingresso nelle nuove abitazioni delle 72 famiglie beneficiarie e per rendere grazie a Dio per aver permesso la realizzazione del progetto. Presente anche il parroco di Gerusalemme, padre Ferasi Giasine, che ha definito storico quel prezioso momento di incontro tra i membri della nuova comunità, chiamata a testimoniare la fede anche all'esterno dei muri della parrocchia. Una scommessa vinta, quella di Beit Safafa, che ha quasi il sapore del miracolo. A Gerusalemme, infatti, è molto difficile trovare terreni edificabili ed ottenere le autorizzazioni municipali per costruire. A ciò vanno aggiunti i costi esorbitanti del mercato immobiliare. Il progetto ha lo scopo di arginare l'emigrazione della minoranza cristiana di Gerusalemme, appena il 2% della popolazione totale, garantendogli una qualità di vita migliore e più degna. Anche la diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro aveva partecipato alla raccolta fondi per contribuire alla costruzione del complesso residenziale di Beit Safafa. È un impegno solenne quello che a San Roani prende al suo esordio all'Assemblea Generale dell'ONU. L'Iran è pronto al dialogo ad avviare negoziati immediati sul proprio programma nucleare, ma ad un patto niente diktat. Risolvere la questione con delle imposizioni sarebbe irrealistico, un'illusione. Il neopresidente iraniano lancia un chiaro segnale di distensione verso gli Stati Uniti e le potenze occidentali. L'Iran ha dichiarato non rappresenta una minaccia per il mondo. Per quanto riguarda i rapporti con Israele, in un'intervista alla CNN arriva la svolta sull'Olocausto. È stato un grande crimine compiuto dai nazisti sugli ebrei, ha riconosciuto Rouhani. Parole che a Tel Aviv non sono bastate per distendere i rapporti con lo storico nemico. E questo per Terra Santa Link di questa settimana è tutto. Vi ricordo gli aggiornamenti quotidiani sul blog, sul nostro sito www.tsdtv.it. L'appuntamento con la Terra Santa e con il Medio Oriente torna la prossima settimana. Arrivederci.